scorso in questa occasione, e anche dire in qualche maniera quello che faremo successivamente. Premetto subito che ovviamente le difficoltà dell'amministrare credo siano sotto gli occhi di tutti. Noi stiamo tentando con tutta la squadra, io voglio ringraziare tutti gli assessori che giornalmente si cimentano nelle diverse attività, il Consiglio Comunale che porta avanti le istanze da parte della Giunta, i provvedimenti che arrivano, tutti i dirigenti ma anche i semplici dipendenti comunali che collaborano per il corretto funzionamento della macchina amministrativa. E guardate che oggi non è semplice poter parlare di corretto funzionamento della macchina amministrativa, perché la burocrazia è tale che spesso ci troviamo di fronte a scogli che sembrano quasi insormontabili pur di raggiungere gli obiettivi, e tentiamo ovviamente di dare il massimo nell'interesse della città. È evidente che non saremo mai nessuno soddisfatti alla fine di tutta questa grande avventura dei 5 anni, dirò probabilmente è così, che dovranno giudicare i cittadini il lavoro svolto dall'amministrazione. In questo primo anno e mezzo riteniamo di aver fatto parecchie cose, ma i primi a non essere soddisfatti è chiaro che siamo noi, perché tentiamo sempre di fare meglio e di dare di più nell'interesse della città. Parto subito con una cosa che penso se ne è parlato diverse volte, da un po' di tempo non se ne parlava, però è il bando per la nettezza urbana che finalmente è stato inviato all'Ureca, l'Ureca lo ha vistato e l'ha reso quindi conforme a quelle che sono le normative nazionali e regionali. Questo bando dell'igiene urbana comporterà intanto già un risparmio di 2 milioni di euro rispetto al vecchio bando, poi auspichiamo che ci sia un'ampia partecipazione al bando. L'Ureca ci fa sapere che ha fissato già per il 19 marzo del 2015 l'apertura delle eventuali buste, la scadenza per le offerte, e quindi come ultima data utile il 19 marzo 2015, e quindi dopo parecchi anni e dopo parecchie proroghe a questo servizio finalmente si arriva a una nuova gara d'appalto che sono convinto che darà grandi soddisfazioni alla città sia in termini di raccolta ma sia anche in termini di pulizia della città. Questo era un obiettivo che ci eravamo dati l'anno scorso in questa occasione e che comunque l'amministrazione è riuscita a portare avanti entro i periodi che ci eravamo in qualche maniera prefissati. Tenterò, ovviamente è impossibile parlare qui di tutto quello che abbiamo messo in campo, di tutto quello che, però una sintesi sostanzialmente era doverosa farla, e tenteremo di affrontare le discussioni principali, sempre legati alla raccolta dei rifiuti. Il CCR di Targia che abbiamo aperto il 25 settembre, pochi giorni fa, c'è stato il cittadino numero 1000 che ha fatto il conferimento, quindi questo significa che nel giro di 3 mesi parecchi cittadini hanno apprezzato l'iniziativa dell'amministrazione e cominciano a fare un corretto smaltimento dei rifiuti, e lo fanno soprattutto con coscienza, perché capiscono che oggi abbandonare vicino a un cassonetto non sono altro che ulteriori costi a carico del comune e quindi del cittadino. Se si va a conferire in maniera corretta e quindi poi si garantisce anche un corretto smaltimento del rifiuto, si possono abbattere i costi, e questo è quello che ci guida e che ci ha guidato anche nella predisposizione del nuovo bando che è stato fatto. Poi ovviamente sul nuovo bando ci sarà sicuramente un altro momento dove in maniera più dettagliata andremo a esporre quello che si è fatto. E allora, ovviamente quest'anno abbiamo anche, come sapete, l'avevamo detto l'anno scorso, finanziato queste 18 start-up per i nuovi giovani con la riduzione dei costi della politica. Questo è uno dei punti di orgoglio di questa amministrazione. Domenica ad esempio ne andrò ad inaugurare una che si apre nella zona di Viale Teocrito, sto vedendo che c'è parecchia attenzione, addirittura quando siamo andati al World Travel Center a Londra c'era uno dei ragazzi che aveva vinto le start-up che partecipava lì e quindi voleva promuovere il suo prodotto, ed è tutto evidente che questa opportunità che viene data ai giovani, guardate, con idee bellissime, dispiace solo di non poterle finanziare tutte, ne erano arrivate 61 e ne abbiamo potute finanziare 18, stessa cosa faremo l'anno prossimo, ma questo per noi è un fatto importante perché apre una speranza e soprattutto mette in discussione anche i giovani che hanno delle buone idee e spesso non trovano i giusti interlocutori per poterle attuare. Dare un contributo di 10.000 euro a fondo perduto oggi significa metterli nel mercato laddove tra l'altro non sono stati mai in condizioni di essere, e noi tentiamo in qualche maniera di poterceli mettere, ma devo dire che da quello che arriva e dal ritorno che ne stiamo avendo da questa cosa abbiamo una grande soddisfazione, e quindi la ripeteremo per tutti gli anni che ancora ci separano dalla fine del mandato. Poi è chiaro che noi abbiamo in qualche maniera
sbloccato, l'avevo anticipato che li avremmo sbloccati nella scorsa conferenza e l'abbiamo, come dire, quest'anno già ne vediamo i risultati. Penso ai lavori di via Grotta e di via Puglia che sono stati completati, erano due lavori che erano in pendenza da tempo. Penso ai lavori del Mazzanti che ora hanno avuto una piccola battuta d'arresto ma che ripartiranno a gennaio. Penso ai lavori del Porto Grande che stanno procedendo regolarmente e celermente. Tutti i cantieri questi che erano stati trovati fermi. Penso anche che noi con il bilancio dell'anno scorso siamo riusciti a manutenzionare per 720.000 euro le scuole ed era una manutenzione che non si faceva da parecchio tempo. Nonostante quel bilancio, voglio ricordare, non era il nostro, era già impegnato per 7/12 quando siamo arrivati noi e quindi abbiamo dovuto ricostruire una storia rispetto al bilancio per tentare di fare delle nuove attività. Abbiamo anche in qualche maniera dato nuovo ossigeno per l'edilizia, abbiamo abbattuto gli oneri di urbanizzazione e abbiamo messo che in quelli che saranno le gare d'appalto fatte dal comune di Siracusa e Ragusa c'è l'obbligo di assumere il 50% di manodopera locale, perché in un regime di concorrenza non puoi vietare ovviamente che ditte esterne alla provincia di Siracusa partecipano alle gare, però è anche vero che spesso portavano il personale che veniva da Palermo piuttosto che da Enna, piuttosto che da Ragusa. Noi abbiamo detto non tutto il personale perché ovviamente non potevamo dirlo, ma almeno il 50% deve essere fatto da manodopera locale. E ancora, se guardiamo al futuro, andremo a vedere che quest'anno il comune di Siracusa ha previsto in bilancio ben 5 milioni e mezzo di manutenzione stradale che non si faceva da qualcosa come 10 o 15 anni in questa città. Andremo a rifare il manto stradale di tutte le arterie principali, dove sostanzialmente quelle più trafficate, perché si tratta di mettere in sicurezza delle strade che oggi non lo sono, e quindi tutte le arterie principali della città, quelle che sono maggior fruite da parte della cittadinanza per questioni lavorative, per questioni di cose, saranno manutenzionate. E 5 milioni e mezzo, guardate che sono una cifra di tutto rispetto per una città come Siracusa che, torna a ribadire, da oltre 10 anni non vedeva interventi di manutenzione stradale. Ancora, abbiamo anche attivato i fondi Jessica, quelli che verranno per il prossimo anno, che sono qualcosa come 2 milioni e 8 per l'impianto di illuminazione nelle zone balneari. Questa è una cosa che da 30 anni si doveva fare e non è stata mai fatta. Quindi completiamo quello che manca in città sostanzialmente e poi diamo uno sguardo importante alle zone balneari, perché troppe vie diventate poi del comune, parliamo delle comunali, ovviamente le strade provinciali o che ancora appartengono ai privati, il comune non può illuminarle, per essere chiari, perché sennò qualcuno si aspetta che andiamo a intervenire in tutte le zone, anche quelle che non sono le nostre. Nelle zone che sono nostre, che sono comunali, sarà completato l'impianto di illuminazione laddove manca. Ancora, non sarà sfuggito che l'anno scorso abbiamo parlato noi, in questa occasione sempre, né sia delle go-bike che dei bus navette elettrici. Questo è un altro motivo d'orgoglio per questa amministrazione, perché è riuscita, anche convertendo tra le altre cose quello che era il personale delle ditte esternalizzate, quindi non gravando con nuove assunzioni, perché voglio ricordare che il comune di Siracusa ha tantissimo personale, mi fermo qua, probabilmente neanche qualcuno in più, diciamo pure così, rispetto a quello che dovrebbe esserci. Siamo riusciti, diciamo, a convertire quel personale facendo una discussione franca, ho trovato grande disponibilità. 20 persone hanno preso le patenti e sono coloro che oggi guidano i bus navetta, che nel frattempo abbiamo fatto sistemare. Bus navetta, voglio ricordare che da 7 anni erano abbandonati al mercato ittico, oggi il mercato ittico è diventato invece il terminal di questi bus navetta e delle go bike, cioè dove vengono manutenzionate tutte le sere. Tra l'altro, una cosa che è stata sia le go-bike che il bus navetta apprezzata tantissimo da parte di cittadini e turisti, e che quindi, grazie sempre ai fondi Jessica, mi ricollego, l'anno prossimo vedranno un incremento di ulteriore 4 unità di bus, perché abbiamo previsto 1 milione di euro per aumentare, diciamo, la flotta dei bus disponibili per il comune di Siracusa. Poi è chiaro che questa amministrazione si vuole caratterizzare per la stagione delle gare d'appalto. In questo comune non si facevano più gare d'appalto, avevamo un ufficio gare che era un po', diciamo, come dire, accantonato, perché era veramente poca la roba che passava da lì. Non sarà sfuggito che, oltre a quella che ho detto prima della raccolta dei rifiuti, abbiamo fatto dopo 20 anni, viva Dio, una gara d'appalto per l'assegnazione degli asili nido, 20 anni di accredito e di proroghe, siamo arrivati noi e abbiamo detto facciamo una gara d'appalto che migliorerà anche sensibilmente il servizio, dando anche una offerta
qualitativa migliore a chi ne usufruirà e aumentando anche l'utenza, perché in questo momento facciamo 308 bambini, l'abbiamo portati a 400 e con la possibilità, grazie ai fondi PAC, perché i PAC, quello di cui si parla dei fondi PAC nazionale, non riguardano la solidarietà sociale e gli asili nido, parlano di fondi PAC che la Regione Sicilia non ha mai speso e li stanno revocando, ma non c'entrano i fondi della solidarietà sociale, così chiariamo anche questo aspetto perché si fa parecchia demagogia su questo. Grazie ai fondi PAC istituiremo anche un voucher per le strutture private in maniera tale da poter ulteriormente ampliare l'utenza delle persone che usufruiscono di una compartecipazione alle spese da parte del Comune, i bambini. Quindi da 400 consideriamo di farne intorno ai 500 e ampliarla, e quindi questo già ti dà il segnale che si dà un servizio migliore ma anche un servizio più ampio alla popolazione. Le esternalizzate stesse, le esternalizzate non sfuggirà a nessuno che erano state fatte con delle procedure di accredito tramite l'utilizzo di personale precario nel comune tra il 2000 e il 2002, sono passati 12 anni, anche lì abbiamo sentito l'esigenza, viva Dio di nuovo, di fare una gara d'appalto per dare trasparenza a quella che è tutta la macchina amministrativa. E quindi andiamo a vedere che nelle prime settimane di gennaio saranno già probabilmente selezionati chi sono i vincitori di queste gare e quindi si partirà con un nuovo servizio con la clausola sempre però di salvaguardia del personale. Abbiamo anche, di concerto con la sovrintendenza, aperto, e questo non vi sfuggerà sempre, l'ipogeo che c'è qui a Piazza Duomo, ma anche le sale dell'anatomia di Santa Venera, che erano chiuse da 30 anni, voglio ricordare. Questo l'abbiamo fatto, e anche al Parco della Neapolis, lo abbiamo fatto con personale comunale, con del nostro precariato, con un accordo con la sovrintendenza, dicendo che con quel famoso fondo dello sbigliettamento pagavamo qualcosa di più a quel personale che era part-time, per metterlo in condizione di poter fare custodie garantire la fruizione di questi IVA. Quindi da una parte abbiamo il personale che viene gratificato e il personale che viene stimolato a fare d'altro e contestualmente quindi guadagna un po' di più, ma garantiamo la fruizione di quei siti che sennò la sovrintendenza e quindi la regione non avrebbe mai potuto garantire. Poi possiamo dire che Siracusa ha l'unico centro, l'Artemision rappresenta l'unico sito archeologico che è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 in tutta la Sicilia. Ditemi se questo può essere per un minimo un motivo d'orgoglio, perché 7 giorni su 7, dalle 9 alle 21, questo è dovuto al fatto che noi abbiamo fatto un avviso e abbiamo affidato a privati. Avviso che però in prospettiva l'anno prossimo vedrà certamente, per quello che riguarda il comune, un pacchetto più ampio di offerta con un biglietto unico, e io spero che ci possano essere all'interno anche cose che non sono direttamente del comune ma che garantiscano comunque la giusta pubblicità al territorio siracusano, per poter fare usufruire a quei cittadini che in maniera poverini, anche turisti che vengono per sbaglio in un giornata in cui i musei sono chiusi. Per noi non esiste che debbano trovare chiusi i turisti i musei, devono essere aperti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 21, e l'impronta che abbiamo voluto dare è esattamente questa sull'Artemisio. Poi abbiamo aperto tutta una serie di cose che da tempo non erano aperte, pensa a Cavalieri di Malta e a Palazzo Montalto, ma c'è un altro che non lo trovo, perché poi qui non è che ci vedo benissimo, con questo giallo mi sono fregato. Abbiamo aperto dei siti che erano abbandonati da parecchio tempo e li abbiamo ridati alla comunità. Non saranno sfuggiti che oltre alla... che la città di Siracusa sostanzialmente ha avuto un flusso turistico molto più alto rispetto agli anni precedenti. Ecco, noi non ci vogliamo mettere la medaglietta, siamo stati bravi noi, però una serie di eventi che oggettivamente hanno richiamato l'attenzione su Siracusa sono stati messi in campo. Se Siracusa è passata sulle reti nazionali 6-7 volte nel solo 2014, non è un caso ed è un motivo d'orgoglio, con programmi che in qualche maniera anche per mezz'ora hanno parlato di Siracusa, e questa è la promozione migliore che può avere un territorio e che parla ai turisti e che vuole diventare un territorio prevalentemente turistico, con un'economia prevalentemente turistica. Li abbiamo accolti con quei servizi di cui parliamo prima, ma li abbiamo accolti anche restituendo il mare ai siracusani. Vedete, i siracusani per i solarium, questi nuovi 4 solarium che abbiamo messo in campo, hanno apprezzato tantissimo. Ma devo dire che anche i turisti sono entrati in una logica in cui quel solarium, ad esempio, a due passi da Ortigia, quello del Forte di Viana, e magari il tradizionale, è apprezzato tantissimo, ma anche quel turista che ha preso la bicicletta e poteva farsi la pista ciclabile e arrivare Due Frati per fare un bagno lì, devo dire che i commenti sono stati veramente importanti, per poi è quello che viene riportato all'esterno quando si viaggia e si dice mi sono trovato bene lì per questo, questa è la migliore pubblicità che può essere fatta a un territorio.
Ovviamente la pista ciclabile illuminata, la cito anche perché è un'opera di questa amministrazione, tra l'altro fatta a costo zero d'intesa con l'azienda di pubblica illuminazione che per giunta ci fa anche le manutenzioni, e quindi questa è un'altra cosa che abbiamo messo in campo per la città di Siracusa. Poi ci sono stati tutta una serie di spettacoli, voglio dire, che non sono, che sicuramente sempre per il turista hanno dato un'accoglienza, anche su questo devo dire che abbiamo registrato parecchie, come dire, pareri positivi. Penso all'Ortigia Jazz Festival, penso alle feste Archimedee, penso ai labirinti sonori e poi al Festival del Cinema, che ha ben due appuntamenti. Uno è l'Ortigia Film Festival e l'altro è l'Ares Festival, che in queste ore è stato anche presentato. Tutto questo ovviamente è collegato poi anche per la prima volta quest'anno, grazie a un'interlocuzione forte con la Regione, siamo usciti a riutilizzare il Teatro Greco per un mese in più. Non sarà sfuggita la ITA col Festival Euro-Mediterraneo di Castiglione, dove ha fatto il tutto esaurito e quindi di fatto si è allungata quella stagione così importante che noi stiamo battendo, ma ce la faremo sicuramente, la stiamo riproponendo anche per quest'anno, anche con la Fondazione Inda, io sapete che sono anche presidente e quindi sono nella duplice veste, per fare in modo di dare almeno una programmazione triennale, in maniera tale da poter predisporre un pacchetto per i turisti importante che sia serio e credibile e metta in condizione di ritornare nella città nazionale. E quel bando ANCI CNR che abbiamo vinto, vedete voi i totem che ci sono in giro, che mettono cittadini siracusani e turisti in condizione di sperimentare i beni culturali in maniera diversa, alternativa, con una ricostruzione in 3D in loco, quindi che significa che in loco si ha sia lo stato attuale del bene, sia la ricostruzione in 3D o sui totem o su un'applicazione sul telefonino. Questa, diciamo, abbiamo contato che ci sono decine di migliaia di ingressi in questi totem e in questa applicazione, e quindi anche il CNR stesso è molto soddisfatto della sperimentazione fatta a Siracusa. Devo dire che mi hanno stupito, perché una cosa che è partita nel mese di luglio, vederla è partita nel mese di aprile, vederla realizzata entro luglio non è una cosa propriamente italiana, ecco. Quindi anche da questo punto di vista siamo rimasti piacevolmente stupiti, li abbiamo assistiti e devo ringraziare per questo l'Ufficio Europa e i tecnici del Comune che sono stati dietro questa attività insieme al CNR, perché si sono dimostrati all'altezza di una sfida che non ha paragoni in Italia, cioè non ha roba similare in tutta Italia, è un progetto sperimentale fatto solo su Siracusa. Allora, è chiaro che questa voleva essere una sintesi, spero di sicuramente qualcosa l'abbiamo, come dire, tralasciata, però il punto è uno. Quello che voglio che passi è che l'amministrazione, quello che fa per la città e l'impegno che ci mette, come dicevo in apertura, è un impegno. Abbiamo trovato tutta una serie di emergenze, ad esempio non vi ho parlato né della bradella di Targia che realizzeremo perché abbiamo quel viadotto che sta per cadere, non vi ho parlato né delle rotatorie di via Lido Sacramento che stanno facendo dopo 20 anni che si aspettavano, né del nuovo volto che avrà Ortigia dopo la demolizione del Calafatari, che era il ponte più brutto del mondo ed era prescritto 15 anni fa che doveva essere abbattuto. Tutta sta roba qui che sta camminando, non è che non ne voglio parlare, ma come questa ci sono tante altre cose. Il punto è che l'amministrazione lavora H24 per questa città. Sappiamo di non poter risolvere tutti i problemi perché viviamo in un momento di emergenza assoluto, ma sappiamo anche che rispetto a quello che abbiamo trovato un anno e mezzo fa, siamo convinti che anche culturalmente all'interno del cittadino stiamo smuovendo qualcosa. Questo qualcosa lo si vede, lo si percepisce perché sia in termini di indignazione quando si vede buttare qualcuno una carta in mezzo alla strada, oggi c'è anche il cittadino che interviene a dire via la carta perché là c'è il cestino. Voglio ricordare che noi abbiamo messo 300 cestini in più per la città per tentare di fare in modo che questo non avvenga più. E 600 compostiere abbiamo dato al consulente Schembari, l'ottimo consulente, e ne stanno arrivando altre 300. E quindi qualcosa cambia anche a livello culturale, c'è un'indignazione, c'è anche un qualcosa che va contro quel problema che è tutto siracusano della lamentela a tutti i costi.
Abbiamo anche della lamentela a tutti i costi, perché poi le cose vengono fuori. La città di Siracusa, su 15 milioni di euro di un poi energia stanziati per tutto il sud Italia, ne ha avuti 7 milioni e mezzo solo la città di Siracusa con i suoi progetti. Che parliamo di progetti, ovviamente uno dei progetti, che è quello che sarà visibilmente anche il più importante, è quello legato alla copertura con pannelli fotovoltaici di su tutto il parcheggio del Tribunale. Allora, sulle progettazioni siamo presenti, sui fondi europei stiamo tentando di andare avanti in maniera importante, siamo forse l'unica in Sicilia città che ha istituito un ufficio Europa con dei tecnici e che fa progettazione seria. Pensate che quando parliamo di sud-est, il comune di Catania, che non dovrebbe avere grossi problemi, si rivolge al comune di Siracusa per la parte tecnica. E quindi questo già è dire tutto rispetto a quello che la dimensione che sta prendendo Siracusa sotto questi aspetti. Non deve passare assolutamente in secondo piano, perché è una cosa di un'altra straordinaria importanza, il fatto che Siracusa abbia aderito a città educativa. Siamo stati a Barcellona, sono 400 città in tutto il mondo che aderiscono a questo progetto della città educativa, con tutta una serie di iniziative che si mettono in campo sui territori, cominciando proprio dalle zone più disagiate, sempre per quel discorso che facevo prima legato all'educazione e al problema culturale, perché oggi, partendo dai bambini, che non sono il futuro, i bambini già sono cittadini adesso, quindi adesso che si deve intervenire con i bambini. E uno dei momenti più importanti che abbiamo individuato nei prossimi giorni è la casa degli elfi di Babbo Natale, che va dal 23 dicembre a 6 gennaio, dove ci saranno dei momenti di svago all'antico mercato, dei momenti di svago per i bambini, ma anche dei momenti altamente formativi ed educazione sempre per i bambini. E allora tutte queste cose stiamo mettendo in campo, perché noi l'abbiamo sempre detto e lo continueremo a ribadire: partiamo dai bambini per augurarci che ci sia un domani, una società migliore, una società che ragioni anche in maneera diversa rispetto alle dinamiche del quieto vivere e del rispetto del territorio in cui viviamo. Io mi fermo qui e se ci sono domande sarò ben lieto di rispondere. Grazie. Ma guardi, eh? Sì, no, vabbè, figurati, ma non è che solo quello, ma dico, è chiaro che noi sul 2014-2020, ad esempio, abbiamo fatto anche un incontro formativo con un dirigente di Bruxelles e qui a Siracusa con tutti i dirigenti per metterli in condizioni di comprendere anche appieno quali sono le procedure europee, che sono abbastanza complesse, quindi non è facile entrare in quei meccanismi. Progetti ne abbiamo tantissimi, abbiamo dall'Urban Center, ne abbiamo anche legati anche all'acqua, cioè al nuovo campo Pozzi, abbiamo tutta una serie di progetti da mettere in campo che vorremmo tentare di sfruttare in qualche maniera, ma poi l'energia è sempre attuale, non significa perché abbiamo avuto 7 milioni e mezzo dallo Stato con il Po Energia che non immaginiamo di fare altri progetti legati, diciamo, anche alle scuole per renderle ad alto efficientamento energetico tutte, e quindi si lavora su diversi assi, perché poi l'energia, quando si parla di bandi europei, è un mondo talmente vasto con tante di quelle assi presenti che dobbiamo essere bravi a individuare quelle che sono di maggiore interesse per la città, e questo già l'abbiamo fatto e già sono a lavori tecnici, ma dobbiamo anche stare attenti a possibilità che non dobbiamo precluderci. Per questo probabilmente ci vorrebbero 100 tecnici per la città di Siracusa che lavorassero solo a questo per riuscire a captare più fondi possibili. Prego. Quanto riguarda il teatro comunale, sì. Il teatro comunale è un tasto veramente grave, non è che si può fare delle visite senza avere il verbale di motivazione e il verbale di collaudo dei lavori. Quelli sono gli atti finali delle opere fatte a collaudare. Quindi io ho letto che ci sono invece ancora problemi, no, allora, il punto del teatro. E poi il secondo, anche chi lavori al porto grande, sì, bisogna che viene controllato attentamente. Sì, sì, no, ma per esempio, io ho visto dei cassoni alla deriva. No, non sono alla deriva. Alla deriva non si potrà. E se lo tonnellate, come fanno alla deriva? Guarda, se era una barca che galleggiava, lo potevo anche capire. Parliamo di cassoni che pesano tonnellate e quindi alla deriva non ci possono andare sicuramente. Comunque sono scomposti rispetto all'allineamento che deve
Comunque sono due vicende diverse. Allora, la vicenda del teatro comunale è una vicenda legata a un impianto antincendio che è stato fatto male. Noi abbiamo aperto tutto quello che dovevamo aprire di contenziosi, di controversie, stiamo dialogando con i vigili del fuoco, ma noi siamo convinti che in primavera prossima lo inaugureremo. Rispetto al fatto che ci sono delle visite guidate al teatro comunale, serve per riconsegnarlo ai cittadini, prova ne è del buon senso dell'operazione, perché mo ci sono file chilometriche quando apriamo il teatro comunale, perché tutti hanno voglia di vederlo e di apprezzarlo. E devo dire che siamo stati anche confortati da tutti sul fatto che le visite guidate possono essere fatte, anche perché vengono fatte a gruppi di persone. Non entrano 500 persone tutte in una volta dentro il teatro. Guardi, se ci sono le autorizzazioni con i vigili del fuoco presenti, noi non rischiamo niente, lo facciamo a patto e condizioni che ci siano le possibilità di poterlo fare. Sui lavori del porto, Cassoni alla deriva, quello che è sicuro è che vengono monitorati costantemente da parte, abbiamo il responsabile unico del procedimento che va lì, stanno riempiendo i cassoni che sono stati messi con il calcestruzzo per renderli, perché prima erano vuoti e quindi andavano riempiti sostanzialmente. Stanno lavorando e per agosto dovrebbero essere completati i lavori, quindi i lavori stanno andando regolarmente, non ci risultano intoppi di alcuna natura, monitoriamo costantemente lo stato dei lavori, quindi Cassoni alla deriva saranno posizionati un momento in maniera diversa per poi essere ricollocati nelle more di fare qualche intervento, perché andava preparato anche tutto il fondale contestualmente. Quindi ora io sul fatto tecnico specifico non so dirle, però alla deriva in Cassoni a pesa tonnellate mi pare difficile, anche perché dentro il porto là il mare è molto, come dire. Ma l'avranno messi lì perché dovranno fare un intervento di dragaggio, di riempimento in quel punto e poi lo riportano. Scusi, ma il ponte dei Calafatai, che è oggetto di polemiche in questi giorni, c'era veramente l'emergenza di dover fare questo intervento oppure no? No, se non c'era l'emergenza di fare questo intervento è evidente che non lo facevamo, voglio dire. Noi siamo arrivati che era chiuso a metà. Hanno fatto degli ulteriori controlli e ci è stato detto che c'era addirittura il rischio di danno ambientale, perché se crollava il ponte dei Calafatari, evidentemente tutto quello che era il cemento e tutto quello andava a finire pure dentro il porto. Quindi ci è stato detto di rimuoverlo nel più breve tempo possibile. Abbiamo messo in campo tutto quello per rimuoverlo nel più tempo possibile e credo che se non è questa settimana, ma i primi della prossima, il ponte già non ci sarà più e saranno lì a rifare le banchine. Quanto riguarda il viadotto della Raggio, invece, il monitoraggio è costante? Ogni 15 giorni mandiamo i tecnici. No, se passa un mezzo pesante è del tutto evidente che può capitare di tutto. Infatti abbiamo interdetto l'accesso ai mezzi pesanti. Sul viadotto della Raggio aspettavamo risposte dalla Regione, abbiamo fatto un anno e mezzo viaggi alla Regione siciliana, abbiamo visto che questi fondi non arrivavano. Su questo bilancio, infatti che è il primo bilancio di questa amministrazione, abbiamo previsto i fondi per la Bradella. Al momento che verrà fatta la Bradella, che ci vorranno almeno 7-8 mesi tra gara d'appalto, non ci aspettiamo che domani c'è la Bradella, perché dobbiamo fare una gara d'appalto, dobbiamo affidare i lavori e si deve realizzare. Dopo la realizzazione della Bradella è evidente che chiuderemo il viadotto di Targia e poi quando decideranno di mandarci i soldi la Regione interverremo sul viadotto. Per evitare di sollecitazioni in quest'asse così precario, avete pensato di monitorare attraverso un sistema di videosorveglianza collegato ai vigili? No. Possiamo fare, abbiamo comprato, quando ci siamo insediati abbiamo comprato noi 12 telecamere, ma abbiamo in questa fase preferito puntarle in quei punti dove si creano le discariche di amianto e le discariche annose che si creano nel territorio siracusano, perché è del tutto evidente che questi, ne stiamo prendendo parecchi tra l'altro, ne stiamo facendo verbali molto importanti grazie a questa soluzione. È chiaro che sul ponte di Targio dovrebbe essere il buon senso di chi guida, cioè qua non siamo di fronte, c'è chi guida e sa che c'è l'interdizione a passare dal ponte con un mezzo pesante, è evidente che passa sul rischio e pericolo, non è che passa a rischio e pericolo. Ho capito, ma dico. Poi? Le rispondo così, che non mi stupisce minimamente, perché qualsiasi cosa si faccia, probabilmente c'è una parte dei siracusani che preferirebbero che a Siracusa non si facesse niente. Questa amministrazione è ricca di polemiche, viva Dio, perché è un'amministrazione che porta parecchi elementi di novità e fa parecchie cose per il territorio. Se l'albero di Natale vuole diventare elemento di discussione nel bene e nel male, purché se ne parli. E sul prezzo?
sul prezzo è decisamente irrisorio, viene da ridere, meno di 15.000 euro a fronte di 40.000 che ne spendevamo per l'albero vero fino a 2 anni fa, è evidente che stiamo parlando di un'opera che certamente è fatta da 2 giovani architetti, perché questa cosa scaturisce da un concorso dove sono arrivati ben 36 progetti, uno più bello di un altro, infatti la commissione incaricata di decidere ha avuto parecchie difficoltà, e questi 36 progetti si ritroveranno in una mostra nel periodo natalizio, 23 la inauguriamo, in una mostra nel periodo di natalizio, per fare in modo ai cittadini di fargli vedere a tutti quelli che erano i progetti che erano arrivati. Ma non solo, Siracusa potrebbe anche caratterizzarsi in Sicilia e oltre per essere una città dagli alberi di Natale artistici, perché questo è uno, ma gli altri anni noi pensiamo di ripetere sempre questo concorso per attrarre intelligenze nel nostro territorio e per non garantire anche uno scenario che è sempre diverso e in qualche maniera anche gradevole da visionare, perché vedete quelle piazze che saranno pure belle ma che hanno sempre lo stesso soggetto, in qualche maniera è una scelta di questa amministrazione, che in una piazza come Siracusa sia molto riduttivo far trovare sempre la stessa cosa. Altro? Prego Paola, buonasera, buongiorno. Sindaco, il problema è l'inquinamento dell'aria. Sì. Allora, noi siamo stati tra quelli che hanno firmato come amministrazione, sono andato là non come a titolo personale, l'esposto in procura fatto dai cittadini. Dopodiché abbiamo attivato tutta una serie, cioè non si è mai fatto su Siracusa quello che ha fatto questa amministrazione. Noi abbiamo un consulente a titolo gratuito, l'ingegnere Raimondi, che è riuscito a farci entrare nelle AIA, che è un risultato straordinario. L'AIA è il tavolo del Ministero dove si discute di quali sono le prescrizioni rispetto agli impianti. E allora, siccome ancora alla prima riunione dell'AIA ci dobbiamo andare, però devo dire che da quando sono nate le industrie mai nessuno si era posto il problema in questa città, e ci sono da un bel po', di entrare nel tavolo dell'AIA per parlare delle prescrizioni e con diritto di voto della città di Siracusa, questo problema mai nessuno si era posto. Siamo arrivati e hanno detto: ma che facci, proviamo a fare questa cosa dell'AIA. Dico, siamo finalmente nell'AIA, che è un traguardo storico. Avevano fatto una prima riunione per il 16 dicembre. Sono arrivate delle osservazioni da parte delle industrie e l'hanno spostata al 20 gennaio. Quindi il 20 gennaio saremo alla Roma, alla prima tavolo dell'AIA, dove lì si ci mettono le prescrizioni rispetto a come deve essere il monitoraggio e quale deve essere il controllo. Noi saremo lì a dire come secondo noi si deve fare. Noi sul controllo abbiamo fatto una ma voi non sfuggirà che noi sia con i canister noi abbiamo fatto un'attività che non ci competeva, diciamoci delle cose. Abbiamo fatto con l'ARPA un accordo, abbiamo montato delle centraline in città, abbiamo fatto con i canister, abbiamo l'eco manager, finalmente in tempo reale il giorno stesso i dati sono di quello che respiriamo monitorabili sul sito del comune di Siracusa. Il problema è uno, che non è che noi abbiamo tecnologie avanzate, noi vogliamo le tecnologie avanzate per prendere il più piccolo, diciamo, elemento inquinante che può esserci nell'aria, e per questo dobbiamo andare al tavolo dell'aria, perché tu manco tu vale io non viene certo. Lo stato di salute della giunta, come vedete, sono tutti in forma e qui presenti, come si suol dire. Vabbè, come sapete, più che altro eccezion fatta per l'assessore Scrofani, che sostanzialmente rappresenta il partito dell'UDC, qui siamo di fronte a una giunta che è tutto partito democratico e tecnica, quindi è una giunta monocolore, quindi quando parliamo di rapporti con gli alleati, che è tutto partito democratico tranne qualche tecnico, possono dirlo tutti, che poi non tutto il partito democratico si sente rappresentato è un altro discorso, ma vedete non è un problema mio, perché io faccio il sindaco e quindi scelgo i miei assessori. Comunque siamo per sì, domanda in prospettiva, qualcuno è preoccupato che appena diventerà il presidente del
consorzio ex provincia regionale avrà in mano troppo potere. Questa prospettiva, troppo potere, perché chiaramente significa non solo sindaco del capoluogo, ma anche a dirigere. No, potrebbero, sono presidente dell'INDA, potrebbero farmi senatore dopo la riforma, potrebbe succedere di tutto, giusto? Dico, ma troppo potere che si responsabilità. Guarda, non sono uno che si sottrae a nulla, non parlerei di potere, ma di grande responsabilità che semmai mi prendo io quando vado a ricoprire determinati ruoli. Quindi se qualcuno vuole condividere la responsabilità, come la condivido da sindaco con la mia giunta, sarò ben lieto di condividerla anche con gli altri. Finito? Bene, allora vi ringrazio a tutti della partecipazione, buon Natale, auguro fare feste a tutti e alle vostre famiglie. Grazie.